Scusatevi. Hola, tutto bien? Scala esatonale, esafonica, ve l'avevo promessa. Ne parliamo in questo video. Magie della scala esafonica. È composta da 6 note perché è fatta ad intervalli di tono. Quindi non tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ma tutti i toni, quindi ti. La prima cosa che salta all'occhio è che, essendo fatta di toni, ha una simmetria, cioè ha una nota è perfettamente centrale, che è il quarto grado aumentato o quinto diminuito. Perché abbiamo 1, 2 e 3 toni e poi subito dopo 1, 2 e 3 toni. Quindi ci sono questi 3 toni che danno il nome a questa nota, a questo grado, che chiameremo tritono, che non è un pesce di epoca primordiale, ma insomma, è quello, una volta lo chiamavano il suono del diavolo, ha avuto tante denominazioni, proprio per la sua caratteristica molto matematica, molto simmetrica, geometrica. Un'altra cosa che possiamo notare è che, ripetendosi sempre in questo modo, può avere al basso il Do, il Re, il Mi, ma possiamo sempre suonare con il basso al Mi e la scala in Do, cioè partendo dal Do. Possiamo suonare col Fa diesis, quindi con ognuna di queste 6 note. Altra osservazione da fare è che, salendo di un semitone, quindi partendo dal Do diesis e procedendo per toni, avremo, cosa che troveremo anche ovviamente su tutte le altre 6 note, quindi sul Re diesis, sul Mi bemolle, sul Fa e così via. Dopodiché saliamo di un semitone e troviamo il Re. Ma il Re l'avevamo già trovato quando abbiamo fatto quella di Do. Quindi? Abbiamo finito? Non ce ne sono più? No, non ce ne sono più. Esatto, le scale esatoniche sono solo 2, che si ripetono continuamente, con ovviamente una fondamentale al basso, poi che uno sceglierà di mettere. Tutto qui. Da questo ci nasce però qualcosa di molto molto particolare per quanto riguarda le sostituzioni armoniche, e cioè, se noi andiamo a considerare l'accordo di Do settima, noteremo che il Mi è una terza e il Si bemolle una settima. Andiamo adesso sul tritono del Do, che abbiamo detto essere il Fa diesis. Cosa succede? Facciamo il Fa diesis settima. Beh, quella che prima era una terza è diventata una settima, cioè il Mi, e quella che prima era una settima, e cioè il Si bemolle, è diventata una terza. Quindi significa che queste due note, tra l'altro distanti tra loro proprio un tritono, essendo presenti sia nell'uno che nell'altro accordo, possono dare la possibilità, danno la possibilità di sostituire l'accordo a piacimento. Quindi quando abbiamo una situazione in cui l'accordo, stiamo parlando di un accordo poi di settima di dominante, quindi di accordo di tensione, prendiamo una canzone in cui il Do è una canzone, un giro d'accordo in cui il Do svolge la funzione di settima di dominante, quindi dobbiamo partire dal Fa. Vedi? Abbiamo al basso il Do e la terza e la settima del Do, che sono il Mi e il Si bemolle. A questo punto, secondo quanto abbiamo detto, sostituiamo il Fa diesis mantenendo ferme la terza e la settima, che diventeranno settima e terza. Al basso, invece di mettere Do, mettiamo il Fa diesis. Meraviglioso.
meraviglioso. Comunque abbiamo tensione e conclusione, anche se metto il basso in Do, tensione, conclusione. Quindi è una scelta che uno fa. Ma permette di vivacizzare le armonie che utilizziamo. Questo ovviamente lo si può fare in tanti modi. L'altra volta, nell'altro video, abbiamo visto che ho usato questo tipo di accordo, no? Quindi fa diesis al basso e fa diesis al basso. L'altra volta, nel video dell'altra volta, abbiamo visto che ho usato questo accordo, no? Quindi mettendo il fa diesis al basso e l'accordo di... Oddio, non ho usato terza settima, ho usato un accordo di quinta maggiore, ma comunque è uguale. Allora, cosa notiamo? Che invece di essere la progressione famosa secondo, quinto, primo, diventa secondo, secondo bemolle, primo, o se vogliamo secondo, primo, diesis, cioè il diesis del primo grado dove stiamo andando, e primo grado. Quindi sostituiamo la dominante, l'accordo di settima di dominante, con l'accordo sviluppato sul quinto grado dell'accordo della tonalità in cui andiamo a cascare, con il diesis della fondamentale. Facilissimo. Quindi se dobbiamo andare, se siamo in Do, faremo secondo, quinto, primo, con la sostituzione secondo, secondo bemolle, o primo diesis, quindi Do diesis. Chiaro? Ma questo apre una marea di orizzonti, no? Abbiamo visto nell'altro video che, per esempio, che ne so, Just the Way You Are, solita. Don't go changing to try and please me. Qui abbiamo fatto. Stiamo andando in sol, quindi possiamo fare. Bellissimo. Oppure solo col basso. Il basso si muove sempre con la sostituzione tritona, quindi la bemolle sol, e l'accordo possiamo mettere un accordo di settima di dominante, però con la quinta aumentata, quindi un re. E con il basso della nota dove stiamo andando, che sarebbe poi il tritono del re, cioè il la bemolle o sol diesis. È chiaro? Quindi ecco perché la sostituzione che spesso mi sentite fare appartiene proprio alla famiglia delle sostituzioni di tritono. Su questo tipo di armonia ecco che possiamo utilizzare la famosa scala esafonica, cioè quindi ognuna di queste note va bene. Quindi se noi andiamo a pescare in quella scala lì e stiamo facendo il solo, dopo ci sarà il solo di sax, se andate ad ascoltare quel solo di sax in Just the Way You Are, va a pescare molto nella scala esafonica, per esempio. Dunque, è una cosa del genere, il solo di sax. Ci sono molte note che vanno proprio
Superlocri, tutte queste robe qua, poi le vedremo più avanti, ma fondamentalmente tenete presente la scala esafonica o esatonale, quando siamo in una situazione di settima, di dominante. Settima e dominante, vi ricordo che è molto l'altra scala che si può usare, la misolidia sulla settima di dominante, lo sapete benissimo, quindi quella della settima. Ma se andiamo ad utilizzare il tritono, dove lo troviamo per esempio? Il tritono lo troviamo nella scala lidia. Andiamo a prendere Do, questa è l'esatonica, è l'esafonica di, come si chiama, di Do. Se invece noi facciamo la lidia, passiamo sempre dal tritono, quindi possiamo utilizzarla in prossimità di una sostituzione di tritono. Bene, quindi nel caso per esempio dell'accordo, se l'accordo in cui stiamo andando è un minore, come nel caso era yesterday, all my troubles seem so far away. Cosa ho fatto? Ho sostituito il mi, perché era si settima, ricordate? Ragionando col tritono faccio si bemolle settima, perché comunque il si bemolle è il tritono del mi. E quindi la terza e la settima, e la settima e la terza si interscambiano tra il mi e il si bemolle, e quindi posso fare yesterday, all my troubles seem so far away. Adesso facevo sol minore, do settima, fa, farò sol minore, fa diesis settima, ed ecco che a questo punto tu la colori proprio diversamente la canzone, quindi yesterday, all my troubles seem so far away, now it looks as per day. Qui possiamo mettere una yesterday, che è una cadenza, cadenze poi le vedremo. Questa qui è la plagale, cioè quarto grado. Questa plagale, appunto, looks as per day, here to stay. Possiamo interpretarla come minore, questo quarto grado, quindi now it looks as per day, here to stay. Ancora, secondo quinto primo, sì, oh, I, oppure secondo, oh, I believe. Yesterday. È chiaro? Quindi ho messo il secondo e il tritono del mi, quindi si bemolle settima, per andare in la minore. Tutto quanto viene così. Yesterday, all my troubles seem so far away, now it looks as for day here to stay, oh, I believe in yesterday. È chiaro? E così via, insomma. Spero di essere stato esauriente. Non penso di aver saltato qualcosa, ma comunque ci ritorneremo su questo argomento. Bene, un salutone, bacione, vi lascio non prima di indovinate? Di invitarvi a iscrivervi al canale per chi non lo ha fatto ancora, perché così sostenete il mio canale, sostenete il nostro canale, quindi il lavoro che io faccio per voi, per buttare giù queste considerazioni che spero possano esservi utili. E vi lascio con un bacione. Bye bye.